Benvenuti a questa nuova puntata di Piccola Grande Italia, il podcast che racconta il bel paese. Vezzano Ligure, Liguria, di colline e castelli. Vezzano Ligure occupa una posizione chiave nel cuore della provincia di La Spezia. Arroccato sulle alture che guardano il Golfo dei Poeti, racchiude il fascino di un borgo in cui la storia ha lasciato solchi profondi. Massimo Bertoni è il sindaco di Vezzano Ligure e ci presenta così il suo territorio. Il comune di Vezzano Ligure è una collina che divide la città, il Golfo della Spezia, con la vallata del Magra e del Vara, da cui si può notare e vedere sia la Versiglia fino al Golfo della Spezia con le prime pagine della Cinque Terre. Se la felice posizione consente di immergersi nella contemplazione di fantastici panorami, Vezzano Ligure rappresenta una buona scelta nel caso si voglia esplorare l'area orientale della regione. La collocazione geografica tra mare e Appennino ha segnato il passato di queste terre. L'assessore alla cultura, Ilenia Orlandi, ci accompagna nella storia e per le vie del borgo. Le origini storiche di Vezzano sono molto antiche e risalgono all'epoca preromana, quando il territorio era abitato dalle tribù liguri, i liguri apuani, che poi sono stati deportati proprio dai romani nel Sannio. Comunque Vezzano ha visto il suo massimo splendore nel periodo alto medievale, quando i signori di Vezzano, che hanno ricevuto investitura feudale dal vescovo, avevano nei territori circostanti dei domini molto estesi. Il primo e significativo nucleo abitato è sorto a Vezzano Superiore nel X secolo e circondava la roccaforte costituita dal castello e dalla torre difensiva. Successiva e decisamente pregevole è la chiesa parrocchiale. La chiesa parrocchiale di Nostra Signora del Soccorso, situata a Vezzano Superiore, è stata edificata nel XVI secolo per custodire la venerata immagine della Madonna del Soccorso proveniente dal santuario del Molinello. Di particolare pregio è il sagrato antistante acciottolato alla Ligure, che è uno dei meglio conservati di tutta la Liguria. Con la sua struttura urbana anulare, Vezzano Inferiore conserva alcune interessanti testimonianze medievali, come la torre pentagonale del XII secolo. La torre pentagonale, nota per la sua particolare pianta, domina tutta la vallata e fu posta a controllo della confluenza tra i fiumi Magra e Vara. Oggi appare isolata, ma in origine faceva parte di un più ampio complesso medievale fortificato ed era collegata all'adiacente castello Giustiniani con un ponte alto 7 metri. Per bellezza e vetustà merita una visita la chiesa romanica di Santa Maria. La chiesa è stata costruita in stile romanico insieme all'adiacente torre campanaria nel XII secolo, ma si impianta su una precedente costruzione di origine medievale. Durante i lavori di restauro è stato rinvenuto un sarcofago marmoreo di origine alto medievale, ricavato da un architrave romano, che si può vedere all'interno dell'edificio. Infine, una capatina alla seicentesca chiesa di San Sebastiano e Santa Maria Assunta completa il nostro itinerario. La chiesa di San Sebastiano e Santa Maria Assunta è situata a Vezzano Inferiore e sorge nella piazza comunemente denominata Campo. Nel suo impianto originario risale molto probabilmente al XIII secolo, ma fu quasi completamente rifatta nel 1600 per volontà dei cardinali Paolo Emilio e Laudivio Zacchia, che sono commemorati proprio all'interno del tempio con una lapide. Oggi Vezzano è un borgo tranquillo, ricco di attività ricettive, che rappresentano un'importante presenza economica al servizio dell'attrattività turistica. E questo è un punto d'orgoglio per il sindaco Bertoni, che lavora da anni per sviluppare l'accoglienza e la fruibilità del comprensorio. Vezzano, pur vicino all'agglomerato cittadino, rimane un posto di tranquillità dove si può trascorrere in pace sia da un punto di vista
turistico, ma anche da un punto di vista residenziale, un periodo della propria vita. Io credo che questo sia veramente uno degli aspetti che ne fa uno dei centri storici più popolosi di tutta la Liguria. Come se non bastasse, la fitta rete di sentieri poderali rappresenta un'attrazione di grande fascino per locali e forestieri. Diciamo che una delle cose positive del periodo della pandemia è stata la riscoprire anche il camminare, il percorrere quei viottoli storici che ci sono a Vezzano, che dal capoluogo scendono in tutte le frazioni e che sono state recuperate un po' con l'aiuto del CAI, che è vicino a noi e che, come vedremo dalle tabelline che ogni tanto si trovano, ci indica il percorso. Proprio in questi giorni, per dire, c'è una passeggiata dei panorami vezzanesi che comporta la presenza su Vezzano di centinaia di ragazzi che vengono a divertirsi. E questo, ecco, è un aspetto che abbiamo visto, che molti anche del turismo, non solo nazionale, che vengono a Vezzano sono proprio frequentatori di questa tipologia di trekking. I profumi della campagna, del vino e dell'olio aprono l'ultima e non meno interessante parte del nostro viaggio. I piatti tradizionali contadini, insigniti del riconoscimento d'Eco, sono protagonisti nel calendario vezzanese. In compagnia di Nadia Ferdeghini, la presidente della Proloco, e di Lucia Innocenti, andiamo alla scoperta delle eccellenze locali. La Proloco organizza tantissimi eventi legati al nostro territorio. Si comincia da gennaio con Sant'Antonio e non c'è solo la benedizione degli animali, ma anche la distribuzione del pane col finocchietto. Poi arriva la primavera e naturalmente si va a cercare le erbette nel territorio e si fanno le famose torte. La torta di verdura viene fatta nel periodo primaverile. L'ingrediente principe sono gli erbi che si trovano spontaneamente nella zona, come il rapunzolo, la bietola, la pimpinella. Giunti alla Pasqua, e precisamente alla Domenica delle Palme, è tempo di cavagnolo. Il cavagnolo viene preparato nel periodo pasquale e caratteristica appunto è questa pasta di pane con all'interno un uovo bollito e viene portato durante la Domenica delle Palme in chiesa per essere benedetto insieme al classico olivo o alla palma. L'estate, con i suoi profumi, inonda le cucine con ingredienti che richiamano le non lontane risaie piemontesi. Nel periodo estivo facciamo la torta di riso dolce ed è una torta pluricentenaria. Tutte le famiglie la fanno in questo periodo. La torta di riso è la torta per eccellenza del comune di Vezzano Ligure, fatta sostanzialmente con il riso. L'impasto è fatto con l'anice, quindi aromatizza in un modo molto particolare questo piatto. Settembre è il periodo della Sagra dell'Uva, che incorpora anche il combattutissimo Palio dei Rioni. È questo, forse, il momento più bello per incontrare i vezzanesi e degustare le molte eccellenze. Proseguendo con la nostra carrellata, troviamo i deliziosi panzarotti. Sostanzialmente un piatto tradizionale, sono dei ravioli fritti. I panzarotti hanno un ripieno fatto principalmente di erbi e di carne, gli erbi che tradizionalmente si possono raccogliere nei campi e sorgono spontaneamente e sono poi avvolti con una pasta, la cosiddetta pasta matta, fatta da farina, olio, sale e acqua e vengono poi fritti. Abbiamo poi i classici ravioli che a Vezzano sono di casa. I ravioli sono in realtà un piatto tipico in tutta la Liguria, ma anche qui a Vezzano gli ingredienti sono molto particolari in quanto si mettono erbi, carne di manzo, carne di maiale e sono sempre un piatto molto gradito a tutti. È ora fondamentale ricordare altri due momenti degni di nota. Il primo, insignito del riconoscimento d'Eco, è la Fiera del Molinello, che celebra l'apparizione mariana del 3 giugno 1523. Il secondo vede protagonista la banda musicale Giacomo Puccini, un ente storico che ogni anno porta in paese la musica di decine di bande nazionali ed internazionali. Arriviamo così alla fine dell'anno che offre i sapori dell'autentico Natale italiano. Ci avviciniamo anche alle feste natalizie con la fugazza d'Ozza. La focaccia dolce è fatta con un ripieno con noci, pinoli, uvetta.
e questa fugazza era talmente importante, ne facevano talmente in grosse quantità, perché doveva arrivare da Natale sino all'Epifania. Un paniere inebriante che chiude il nostro viaggio a Vezzano Ligure, un piccolo gioiello tutto da scoprire. Il saluto finale ora spetta al sindaco. Ma io direi che coniugare l'ambiente di queste situazioni con l'ambiente storico-culturale, con tutti i percorsi che abbiamo di passeggiate, sia veramente un motivo importante per venire e passare delle belle giornate a Vezzano. Piccola Grande Italia, il podcast che racconta il bel paese. Non dimenticare di cliccare segui per non perdere la prossima puntata. Piccola Grande Italia è anche video. Seguici su piccolagrandeitalia.tv. Piccola Grande Italia è una produzione B-Web. Executive Producer Vincenzo Graziano. Scritto da Annalisa Bertasi. Sound Designer Gabriele Masi e Rita Giordano. Voce Claudio Pisicchio.